Altra cosa da non sottovalutare è il sistema di alimentazione. Qui molto semplice, è un serbatoio con rubinetti a caduta e noi andiamo a aprire i raccordi in questa maniera per verificare lo stato interno, insomma la pulizia di questi filtri che ci sono. Allora, primo raccordo, poi apriamo anche il secondo rubinetto. In questo modo. E dall'altra parte ci spostiamo, c'è il secondo rubinetto con il filtrino. Ecco qua, torniamo all'elemento. Questo è il primo elemento che ha all'interno una reticella filtrante. Andiamo a vedere cosa c'è dentro al primo elemento filtrante. Prendiamo due chiavi da 17 e andiamo a fare un pochino di forza per aprire. Controlliamo appunto, ecco, il filtrino, come vi dicevo prima, di maglia di ottone, come vedete è bello pulito e quindi lo possiamo tranquillamente rimontare. Come vi dicevo, questa moto non ha bisogno di tanta manutenzione, poiché dopo che ha subito questo restauro non è mai stata utilizzata, quindi diciamo sono operazioni di base rimetterla in moto tranquillamente, quindi freni già sostituiti, già tutto in regola, quindi operazioni di base, via, una lavata di viso, come si dice. Prima di rimontare l'elemento filtrante andiamo a questo punto a ispezionare anche i rubinettini, eccoli qua. Prendiamo una chiave da 16, li allentiamo leggermente, come ripeto sempre queste cose qui non sono strette all'impossibile perché sono delicate, diciamo così. Durante il funzionamento sono robuste, però sui tiraggi sono delicate, quindi andiamo a svitare il rubinettino classico della Moto Guzzi. E anche qui controlliamo che, mettiamoci con un po' più di contrasto, forse sulla sella, ecco, il filtrino anche qui è in ottime condizioni, c'è solo una scolatina di benzina che andiamo a rimuovere, quindi anche qui lo possiamo rimontare tranquillamente all'interno della propria sede, ecco. Sono controlli di base per, diciamo così, per stare più tranquilli nelle uscite, per non avere problemi e, insomma, di affidabilità, perché il motore è quello che ci riporta sempre a casa. Ecco, rimettiamolo in sede. Ora mi si spacca, perché voglio fare brillante e poi tira, 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 spacca. No, è andata bene, via. Perfetto. Adesso a questo punto rimontiamo l'elemento filtrante. Per concludere la revisione al sistema di alimentazione passiamo quindi al carburatore con il padellone tipico Moto Guzzi. Ecco, andiamo a togliere il filtro, eccolo qua. Anche qui era stata tolta la benzina, quindi non ci dovrebbero essere grandi sorprese. Eccolo, lo vedete con la vaschetta separata, è un dell'Orto originale, con l'allagamento. La ghigliottina, vediamo se riesco a farvi vedere il movimento. Questo è quando si apre il gas, qui è quando c'è la valvola dell'aria giù per l'avviamento, l'arricchitore, diciamo. Ecco qua, vedete, si tira sulla ghigliottina e rimane, diciamo così, un mezzo soffocamento che permette di avere una miscela più grassa nelle partenze a freddo. Perché questo? Perché la benzina nella camera di scoppio a freddo tende a condensarsi e quindi sulle pareti del cilindro, e quindi l'avviamento è più difficoltoso e ne serve una maggiore quantità. Poi vedete, via via che qui c'è un manettino da dove si comanda l'aria aperta e chiusa, vedete? Via via, quando si è scaldato il motore, appunto si tira il manettino e si elimina questa ghigliottina più piccola che arricchisce la miscela in entrata. Ecco, ora vediamo come fare per revisionare, diciamo così, il carburatore. Non revisionare, ma diciamo ripulire una lavata di viso. Ecco. Con una 17 che vedete,
andiamo per prima cosa a verificare il movimento del galleggiante. E qualcuno mi criticherà e mi dirà: ma dovresti levare il carburatore da sopra, e avete ragione, però con queste moto qui un po' più anzianotte tendo a diciamo così, a smontare il meno possibile per evitare dei danni. Ecco, questo è il coperchino con il meccanismo di abbassamento del galleggiante. Questo serve per fare allagare la camera. Anche questo, vedete, è perfetto, insomma, si muove bene, è nuovo. Quando avevo rimessato la moto era, diciamo, senza benzina, quindi non ci sono rimasti diciamo depositi all'interno. Ecco qua, vediamo sotto con una 16 per verificare lo stato dei getti. Ecco qua, c'è una vite cieca, un bullone cieco, un dado cieco, anzi, scusatemi. Anche qui all'interno non ci sono residui, è pulito. E qua sotto c'è il getto di massimo, che anche questo si vede chiaramente è stappato, e quindi non vado oltre, ecco. In ogni caso, se ci fosse stato qualche deposito, era necessario appunto togliere il carburatore e procedere a una pulizia con diluente o con solventi più specifici, ecco, per evitare che i condotti si otturino, ecco, perché non sono particolarmente piccoli. Allora, andiamo a rimettere il coperchietto, e stiamo attenti a centrare il nottolino del pulsante con l'astina del galleggiante, altrimenti dopo la funzione di allagamento della camera non accadrà, ecco. Avrete il galleggiante bloccato e quindi ci sarà anche un eccesso di benzina, poi spruzza dappertutto e addio vernice, ecco. Allora, vediamo un po', altra cosa da controllare, qui stringiamolo senza esagerare perché anche qui si fanno dei danni. Manutenzione sì, però con le pinzette qui. C'è un'altra vitina qua dietro, vediamo se riesco a farvela vedere, eccola qua, ve la indico, questa qui, che è la vite miscela. La andiamo a regolare 3,5 giri fuori, cioè cosa significa? Allora, intanto cosa significa vite miscela? Questa vite regola la carburazione, diciamo, al minimo e, diciamo, forse anche una parte dei medi. La miscela di cui vi parlavo è quella dove è posato il cacciavite, e la andiamo a regolare a 3,5 giri fuori. Cosa significa? La avvitiamo tutta completamente senza stringere troppo e poi andiamo a contare i giri, vedete, la svitandola. Allora, primo giro prendendo un punto di riferimento, quello dove si è fermata alla chiusura, primo giro, secondo giro, terzo giro, ops, è caduto il cacciavite, può capitare, terzo giro e mezzo. Ecco qua. Ovviamente dopo, quando mettiamo in moto il motore, andiamo a sentire il feedback, cioè se il motore appunto produce un rumore sordo, vuol dire che la carburazione è troppo grassa, quindi andremo a svitare ulteriormente la vite miscela. Se sentiamo che prende male i giri, o non lo so, fa un rumore troppo secco, allora vuol dire che la carburazione è da ingrassare. Ecco tutto. La manutenzione, appunto, passiamo al filtro dell'aria, vedete, il dell'orto, il classico padellone del superalce. Svitiamo il nottolino per far vedere cosa c'è dentro, vediamo se riesco. Ecco. Di solito ci dovrebbe essere una pagliettina metallica che ho sostituito per due motivi. Il primo è perché le maglie sono troppo larghe e quindi passa troppa sporcizia veramente, soprattutto polvere eccetera, e l'ho sostituita con una maglietta di nylon, insomma un materiale sintetico
che ho ulteriormente bagnato con olio affinché anche la polvere sottile sia filtrata, ecco, rimanga intrappolata nel filtro. E l'altra cosa un po' che non mi piace dei filtri metallici è che molte volte si sbriciolano, e se si sbriciolano nel motore è un po' un problema, nell'aspirazione si rischia di grippare. Invece se cede qualche magliettina di questo materiale sintetico, il motore non se ne accorge nemmeno. Ecco, comunque è più difficile che succeda con questi materiali. Quindi lo andiamo a richiudere, ecco qua, e sistemare avvitandolo sul carburatore in questa maniera. Non vi ho fatto vedere molto, appunto perché non era in condizioni tragiche, però insomma la BC